Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Speedy Tactics. La guida tattica alla nuova Juve di Max Allegri ha avuto veramente tanto successo e per questo vi ringrazio. Mi immaginavo sinceramente che quello potesse essere un contenuto da voi molto gradito, perché comunque quando ci si approccia a una nuova stagione con un nuovo allenatore, per quanto noi siamo ormai abituati e conoscenti, diciamo così, di Allegri, comunque è un Allegri bis, è un Allegri 2.0, e quindi i giocatori sono diversi, la rosa è completamente diversa. Chissà se anche Allegri in questi 2 anni di pausa si sia un po' evoluto, abbia un po' studiato e abbia sviluppato delle nuove idee che avremo modo, speriamo, di vedere durante l'anno. Ma dopo quindi quel video ho cominciato a dire: cerchiamo di capire quali potrebbero essere i punti di forza ed eventualmente i punti di debolezza, no? di questa squadra. Il contenuto di oggi si focalizza esclusivamente sui primi, quindi sui punti di forza. Fatemi sapere se vi interessa anche conoscere ed eventualmente analizzare quelli che potrebbero essere appunto punti di debolezza della nostra Juventus, quelle situazioni quindi che potrebbero mettere a rischio, comunque in difficoltà, la nostra squadra nel corso dei 90 minuti. Prima di partire c'è come sempre One Football, perché ormai siamo alle porte di agosto, sta finendo il calciomercato. Speriamo che questa possa essere veramente la settimana decisiva per Locatelli, cioè non speriamo, speriamo nel senso che dopo finisce il calciomercato, quindi o che si chiude veramente in questi ultimi 10 giorni, oppure altrimenti la Juve rimarrà con i suoi effettivi senza innesti, perché comunque sapevamo che questo sarebbe stato un anno un po' particolare. Quindi c'è il link qui sotto per il download gratuito di OneFootball. Ieri c'è stata anche c'è stata l'amichevole contro il Cesena, finita per 3-1. Non l'ho visto in diretta perché avevo una festa di laurea, mi sono riguardato qualche spezzone di partita. C'erano veramente tantissimi ragazzi, alcuni veramente interessanti, ma sicuramente non si può dare, no, un giudizio definitivo o comunque anche importante, no, su questa squadra e su questa partita. Detto ciò, partiamo, perché ho individuato 5 punti di forza della Juve di Max Allegri, e allora come sempre li andiamo ad analizzare punto per punto. Il primissimo punto di forza di questa Juve, ragazzi, ha un nome e un cognome ed è quello di Paulo Dybala. Voi sapete, no, quanto io sia estimatore dell'argentino, del nostro numero 10. Finalmente sembra che l'allenatore della Juve abbia deciso di mettere Dybala al centro del progetto. Io credo che veramente lui possa essere il nostro punto di forza. Dal punto di vista tattico ve lo spiego con questo, diciamo, movimento, con questa situazione in campo, perché Paulo Dybala rappresenta il collante per eccellenza tra i diversi reparti, in particolare il centrocampo e l'attacco, perché su un semplice giro palla, come state vedendo, quindi da Bonucci a De Ligt, quindi con questo spostamento da parte della squadra avversaria, che ipotizziamo difendere con un 4-3-3, quindi quasi a specchio, no, con la Juve, è chiaro che in una situazione di questo tipo la Juve potrebbe andare un po' in difficoltà, potrebbe essere un po' bloccata, e qui subentra quel movimento che vi ho fatto vedere, no, nella guida tattica. Cioè qui è necessario che McKenny vada ad alzarsi per cercare di andare a giocare, no, su una possibile palla alta di De Ligt, ma l'importanza di questo movimento deriva dal fatto che va ad obbligare, ad assorbire la marcatura, diciamo, del rispettivo centrocampista avversario, che è costretto ad abbassarsi per appunto assorbire il movimento di questo McKennie. Questo movimento in avanti libera, crea un corridoio tra difensore ed esterno, quindi tra De Ligt e Dybala, che per la Juve diventa di vitale importanza se vuole consolidare il proprio possesso palla e se vuole far sì che la squadra avversaria si abbassi, no? Quindi per cercare appunto di conquistare un vero e proprio dominio territoriale ed eventualmente anche psicologico, perché credo veramente che ci siano pochi giocatori in Italia, ma credo anche nel mondo, capaci di difendere il pallone spalle alla porta come fa Paulo Dybala, perché quando Dybala fa questo movimento, anche se dovesse essere seguito alle spalle dal terzino avversario, con quel mancino lì, ragazzi, la palla è in cassaforte. Allora, quando anche la squadra avversaria cerca di alzare un pochino il pressing, cerca di venirti un po' a prendere, se tu riesci a trovare questo corridoio un pochino laterale, perché se poi lì Dybala perde il pallone, comunque non è una zona centrale troppo pericolosa, è ancora abbastanza laterale come vedete, lì Dybala
difficilmente perde la palla, si guadagna un fallo, fa un dribbling, riesce a scaricarla. Io in questo caso vi ho evidenziato, come sempre, la fascia sinistra dove ci sarebbe Federico Chiesa pronto al cambio di campo proprio dello stesso argentino. Ma perché insisto così tanto sugli esterni? Perché ragazzi, il nostro vero punto di forza è lì, è sugli esterni, e noi dobbiamo sviluppare il gioco, a mio avviso, in modo tale da andare a cercare, a trovare il prima possibile Quadrato da una parte, Federico Chiesa dall'altra, perché è lì che noi diventiamo veramente forti. Ma non dobbiamo vergognarcene, cioè come il Bayern Monaco della Champions League con Robben e Ribéry, no? Di qualche anno fa, non mi ricordo esattamente quando, in finale col Borussia Dortmund, cioè come loro andavano a cercare questi due esterni, noi dobbiamo andare a cercare i nostri di esterni, che sono Cuadrado e Federico Chiesa, le cui grandi prestazioni tra l'altro sono state confermate anche nelle rispettive nazionali durante la Coppa America e durante Euro 2020. E quindi anche un movimento di questo tipo, un passaggio di questo tipo, è funzionale poi alla ricerca di quello che è l'esterno opposto, in questo caso Federico Chiesa. L'argomento esterni mi fa l'assist, mi lancia l'assist per il secondo punto di forza, che è appunto lo sfruttamento di quelli che sono i nostri esterni, le nostre fasce, le nostre ali, in particolare Federico Chiesa e Juan Cuadrado, che credo saranno i nostri esterni di riferimento. Poi, come vi ho fatto vedere, Cuadrado secondo me partirà da terzino, ma nello sviluppo della partita lo vedremo praticamente sempre oltre la metà campo avversaria, in sovrapposizione, per andare a puntare l'uomo, con Dybala invece che si sposta un pochino più verso la porta, un pochino più verso Cristiano Ronaldo, per cercare di quindi mettere a proprio vantaggio, no? Una situazione favorevole per i nostri esterni, quindi per cercare di favorire l'iniziativa di Federico Chiesa e di Juan Cuadrado, è necessario, contro una squadra di questo tipo che si difende con un 4-3-3, quindi in fase difensiva una sorta di 4-5-1, abbassare l'esterno di attacco di centrocampo che vi sto cerchiando, no? In arancione, perché diventa fondamentale che questo esterno vada ad abbassarsi in modo tale che il corridoio esterno sia libero per l'avanzata del nostro esterno, in questo caso Juan Cuadrado. In che modo allora, ragazzi, è possibile abbassare questo esterno? Come si fa ad abbassare questo esterno? Si parte tutto dal fatto che il nostro esterno d'attacco nel 4-3-3 è un giocatore come Paulo Dybala, che non è un'ala pura, come può essere per esempio Douglas Costa, come può essere per esempio, come dicevo prima, Arjen Robben. Dybala è un giocatore che sì, tende a ricoprire quella mattonella, ma è un giocatore molto abile, molto forte, anche in una zona più centrale del campo. Allora, per lasciare spazio all'avanzata, alla corsa, alla classe, alla tecnica di Juan Cuadrado, Dybala dovrebbe avvicinarsi verso la zona centrale, vicino a Cristiano Ronaldo, perché questo primo movimento ha un primissimo effetto molto importante, quello di far sì che la difesa avversaria si vada a stringere, in modo tale che i terzini vadano a dare man forte ai due centrali, perché insomma soltanto una grande squadra d'Europa accetterebbe un uno contro uno con Dybala e Cristiano Ronaldo, e quindi è necessario che tutto il reparto vada a formare una sorta di 4 contro 2, no? Proprio a danno, ai danni di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il secondo movimento è sempre quello di Weston McKennie, anche lui, come poi vedremo nell'ultimo punto di questo video, è un altro giocatore chiave per questa Juventus, come poi ha testimoniato anche, no? Quel gesto di Max Allegri in amichevole, 10 gol in campionato Weston dovrai fare il prossimo anno, perché questo movimento tra le linee, questo andare a ricercare la tre quarti alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo, costringe poi mediano, centro-sinistra, centro-destra della squadra avversaria ad abbassarsi per cercare di chiudere le linee di passaggio, perché sapete che riuscire a trovare la linea di passaggio sulla tre quarti diventa un passaggio molto importante per chi attacca, è molto importante da evitare per chi difende. È chiaro che però nel momento in cui anche il centrocampo si schiaccia verso la difesa per evitare, no, questo tipo di azione, di manovra, è chiaro che anche due esterni sarebbero chiamati ad abbassarsi. Questo è veramente inevitabile, con addirittura la punta centrale eventualmente costretta ad abbassarsi al di sotto della linea di metà campo. Quando è, se fate fatica a comprendere questo tipo di, come dire, meccanismo, no? Che io vi sto presentando ovviamente come pedine di uno scacchiere, pensate a Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2020 che abbiamo visto qualche settimana fa.
Harry Kane era praticamente sempre al di sotto della linea di metà campo e, se voi ci pensate, era Niccolò Barella quello che andava a fare quel movimento che io vi ho presentato con Weston McKennie. Perché nel momento in cui tu vai ad alzare così tanto la mezzala, è chiaro che anche il centrocampo avversario deve fare la scelta se coprirsi le spalle, diciamo, con gli occhi, oppure coprire fisicamente quelle linee di passaggio abbassandosi. Ma se si abbassa la difesa e se si abbassa il centrocampo, è chiaro che anche gli esterni d'attacco e la punta centrale sono obbligati, sono costretti a fare un passo indietro. Squadra compatta, squadra corta, sicuramente la zona centrale sarebbe bella chiusa, sarebbe difficile da penetrare, però noi abbiamo detto che l'obiettivo è cercare gli esterni e questo ovviamente libera il corridoio per Federico Chiesa e soprattutto in questo caso, come state vedendo, per Juan Cuadrado. Il terzo punto di forza è sempre basato sulla bravura dei nostri esterni. Insisto su questo, ragazzi, è fuori dubbio che il nostro punto di forza sia lì, perché se non c'è Cuadrado magari c'è Kulusevski, da una parte magari potrebbe giocare Chiesa, dall'altra gioca Kulusevski, si possono alternare, viceversa, Chiesa può giocare a destra, a sinistra, ma sono realmente i giocatori che ti creano la superiorità numerica, sono realmente quei giocatori che ti possono creare anche con l'inventiva, con la fantasia, con la tecnica, con la propria esplosività, delle situazioni a tuo vantaggio, quindi pericolose per gli avversari che potrebbero poi portare veramente al gol. E il fatto di avere due esterni così temuti ovviamente è un po' un asso nella manica, no? Da parte nostra, che sicuramente Allegri cercherà di sfruttare. Perché dico questo, ragazzi? Perché guardiamo una situazione molto classica, no? Cioè palla da terzino ad ala. È chiaro che in questo caso il terzino avversario deve fare una scelta. Se lui decide di stare stretto con i due centrali per cercare, come sempre, di arginare quelli che sono possibili manovre centrali, quindi cercare di limitare al 100% l'azione di Cristiano Ronaldo e Paolo Dybala, è chiaro che Chiesa in questo caso avrebbe una prateria di fronte a sé, potrebbe andare a puntare l'uomo. Vi faccio un esempio: se da quella parte lì, per esempio, ci fosse Federico Bernardeschi al posto di Federico Chiesa, il terzino farebbe questa scelta che state vedendo. Direbbe: ok, mi lascio puntare da Bernardeschi perché non lo temo, non lo soffro, preferisco aiutare i due centrali, perché comunque hanno a che fare con Dybala e Cristiano Ronaldo, quindi non stiamo parlando mica di del nulla, ecco. Ma qual è invece la scelta dell'allenatore quando tu hai a che fare con un giocatore come Federico Chiesa o come Juan Cuadrado dall'altra parte? Vi garantisco che le parole che sentireste dal vostro allenatore sarebbero esattamente queste: vagli al culo, non farlo mai girare per nessuna ragione al mondo, gli lasci stoppare il pallone e lo costringi a scaricarlo. Lui non deve mai girarsi, non deve mai voltarsi e non devi mai permettergli di puntare la nostra linea difensiva e quindi la nostra porta. Questo è quello che sentite dire, questo è quello che vedremo tante volte, ragazzi, nei confronti di Chiesa e Juan Cuadrado, che dovranno essere bravi anche a smarcarsi, quindi con dei contromovimenti ad andare ad attaccare la profondità con dei lanci lunghi a scavalcare. Ma questa scelta del terzino, ragazzi, crea una voragine tra il terzino stesso e il difensore centrale della rispettiva parte. Questa zona verde che vi sto evidenziando deve essere assolutamente coperta, riempita dalla nostra mezzala, dal nostro centrocampista, che in questo caso è Adrien Rabiot. Se l'azione si sviluppa dall'altra parte, c'è Weston McKennie, che è sicuramente il giocatore più bravo ad inserirsi senza palla, ma anche Rabiot, ragazzi, sotto la cura di Andrea Pirlo, ha imparato davvero tanto anche a fare questo movimento. Vi basti pensare al gol, no, contro la Lazio, con quel siluro su quella sponda di Alvaro Morata, proprio per Rabiot, che va a coprire uno spazio lasciato libero, entra in area e sfonda la porta. La corsa, le gambe, l'atletismo di Adrien Rabiot serviranno per coprire, per fare questi metri in verticale, andare a coprire questa mattonella lasciata vuota dal terzino, che decide giustamente di cercare di distruggere sul nascere, no, la potenza e l'esplosività di Federico Chiesa. Ma lo ripeto, questo movimento
crea poi un punto debole per gli avversari che noi dovremo andare a sfruttare. Vedremo se da quella parte ci sarà eventualmente Locatelli, vedremo se ci sarà Rabiot, vedremo se ci sarà qualcun altro, credo che sarà uno dei due. Dall'altra parte invece, ripeto, ribadisco, c'è Weston McKennie, che invece non c'è bisogno che io stia qua a dirvi, no, quanto lui sia bravo a fare questo tipo di movimento. Il quarto punto è un punto che mi piace tanto, 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 e credo che rappresenti un enorme punto di forza di questa Juventus, che è la coppia difensiva, la coppia di centrali, in particolare se parliamo dei tre, no, titolarissimi di questa squadra, che sono Chiellini, Bonucci e Matthijs de Ligt. Perché avere dei difensori centrali con questa caratura, no, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista atletico, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista psicologico, di personalità, ti permette di andare a giocare uno contro uno con gli attaccanti avversari. E questa non è una cosa da sottovalutare o da dire, ok, magari ti fa strapazzare meno gli occhi che una triangolazione in attacco, ma nella dinamica della partita, nell'evoluzione dei 90 minuti, avere dei difensori che ti permettono di giocare uno contro uno contro gli attaccanti avversari diventa di vitale importanza. E vi riporto sempre l'esempio più fresco che abbiamo, che è l'Italia di Mancini, perché quest'anno tante volte siamo andati ad affrontare uno contro uno attaccanti come Romelu Lukaku, come Harry Kane, senza che loro vedessero il pallone. Tutto nasce, ragazzi, da questa impostazione. Che cosa significa? In questo caso vedete una manovra, diciamo, classica della squadra avversaria con la palla al terzino, dove la Juve non sta facendo un vero e proprio pressing, ma sicuramente è ben disposta in campo, no? Ma perché generalmente un allenatore, quando ha a disposizione dei difensori magari non troppo forti, non troppo sicuri, non troppo coraggiosi, generalmente si tende a creare sempre un 2 contro 1 tra difensori centrali e attaccante, specialmente quando poi l'attaccante avversario è molto forte, no? Quindi in questo caso vediamo un Bonucci e un De Ligt che sono 2 contro 1 contro l'attaccante avversario. Vediamo però allo stesso tempo come il portatore di palla in questo caso potrebbe eventualmente cercare una palla lunga, potrebbe imboccare il centrocampista, la mezzala a sinistra, o potrebbe semplicemente tornare indietro, quindi impostando un giro palla, no, degli avversari, che costringerebbe poi la Juve ad adeguarsi, a shiftare dall'altra parte, quindi a correre senza palla, a stancarsi un po', a sfilacciarsi un po'. Con dei difensori che ti permettono di difendere uno contro uno invece, ragazzi, succede esattamente quello che state vedendo in questo istante. Se tu vai a mettere il tuo difensore centrale sull'esterno d'attacco avversario, accettando l'uno contro uno di Bonucci, ultimo uomo contro la punta avversaria, questo permette a tutti gli altri compagni, a tutti gli altri giocatori, di fare 5, 10, se non addirittura 15 metri in avanti, andando sì in questo caso ad impostare un grande pressing, un forte pressing, perché guardate la differenza rispetto a prima del portatore di palla, del terzino avversario, che in questo caso è completamente ingabbiato e l'unica possibilità che ha è quella di alzare il pallone, ma di testa, ragazzi, con Chiellini, con Bonucci, con De Ligt, 8 volte su 10, 9 volte su 10 la palla è nostra. Allora si colpisce di testa, si mette giù il pallone, si torna a fare la manovra ed ecco che l'avversario è costretto ad abbassarsi, esattamente come è successo contro il Belgio ed esattamente come è successo contro l'Inghilterra, due squadre che, soffrendo il pressing dell'Italia, erano costrette ad alzare il pallone e né Lukaku né Harry Kane sono stati in grado di mettere giù di testa il pallone, perché con Bonucci e Chiellini è un compito veramente arduo, è un compito veramente difficile. Ma perché abbiamo una coppia difensiva che, adesso lo dicono praticamente tutti, è forse la più forte del mondo, soprattutto quando ci sono Chiellini e Bonucci, ma vi garantisco che De Ligt non sarà da meno. Tutto questo grazie a questo doppio confronto individuale tra Bonucci l'attaccante, tra De Ligt e l'esterno d'attacco, uno contro uno, che ti permette di andare in avanti, di guadagnare terreno e di costringere l'avversario ad alzare il pallone. Nel momento in cui alza il pallone, la palla il 90% delle volte è nei nostri piedi. Concludiamo allora con il quinto punto di forza, anche in questo caso ha un nome e un cognome. Se all'inizio ho parlato di Paolo Dybala, in questo caso parlo di Weston McKennie, perché per me, ragazzi, è un giocatore che da cui la Juventus non può prescindere.
è un giocatore che ti permetterà, come avevo fatto vedere l'altra volta, di avere anche fisicità, di avere metri, di avere tempismo nel salto di testa, nel colpo di testa, quindi nella palla aerea. Ma c'è un altro movimento che lui dovrà assolutamente fare nel corso della partita, che è il semplice inserimento senza il pallone alle spalle dell'avversario, come state vedendo. Questo movimento ve l'avevo già spiegato durante la passata stagione, no, con la Juve di Pirlo, parlando sempre di McKennie, perché credo che sia veramente forse l'unico giocatore che nel corso di 90 minuti ti fa quei 7-8 inserimenti senza palla. Lo abbiamo visto anche l'altro giorno in amichevole contro il Cesena, si è inserito 3 o 4 volte in 45 minuti ed è sempre stato cercato dai compagni. Questo movimento ha un duplice vantaggio, perché se sei bravo e riesci a fare questo movimento sei davanti alla porta e lì molto probabilmente riesci a far gol. Nella maggior parte delle volte però questo movimento ovviamente viene letto dalla difesa avversaria e viene assorbito dalla difesa avversaria. Però attenzione, l'abbassamento della linea difensiva è comunque una carta a tuo vantaggio, perché se costringi la difesa difensiva ad abbassarsi appunto per andare ad intercettare il lancio lungo, per cercare di ridurre anche lo spazio fisico proprio tra la linea difensiva e il portiere, quindi difficile, no, mettere una palla sopra, e questo ragazzi crea però una zona centrale sulla tre quarti, che è la zona da cui nasce la stragrande maggioranza di gol, quindi la zona più pericolosa. Si crea questa zona verde che deve essere coperta, riempita dai nostri giocatori più forti, dai nostri giocatori tecnicamente più forti, Chiesa, Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala e Juan Cuadrado. Questi quattro giocatori devono riempire questa zona qua, quest'area qua, perché una seconda palla, una spizzata di testa, una ribattuta di testa, se raccogliamo noi il pallone in quella zona lì, non dico che è gol certo ragazzi, ma sicuramente vai ad impensierire gli avversari, il portiere avversario, riesce ad andare molto facilmente al tiro. Chiesa e Cuadrado possono puntare l'uomo e entrare in area, magari conquistandosi una punizione al limite, un calcio di rigore. Ma quindi sarà fondamentale nel momento in cui la squadra avversaria è molto chiusa, come abbiamo visto all'inizio, no, di questa lavagna tattica, ci sono dei momenti della partita in cui faremo fatica ad impostare il nostro gioco, a trovare dei buchi, e allora è lì che Weston McKennie dovrà stressare la difesa avversaria, la linea difensiva avversaria, con questi movimenti senza palle. Veramente fondamentale per poter essere anche imprevedibili e per cercare, per crearsi, per costruirsi questa zona di campo che, come vi dicevo prima, è in assoluto la più pericolosa. E questo è quanto ragazzi, quindi questi credo che possano essere i 5 punti di forza della Juve, quindi ricapitolando: Paolo Dybala che fa da collante tra attacco e centrocampo, molto importante considerato che il nostro centrocampo sicuramente non abbonda di tecnica e di qualità, il fatto di avere sempre un giocatore come Dybala e come McKennie capace di giocare in una zona centrale di campo, costringendo quindi i due esterni avversari ad abbassarsi, a stringersi, liberando quindi i corridoi per i nostri esterni, Juan Cuadrado e Federico Chiesa. Il fatto che avere degli esterni così forti vada ad intimorire i terzini avversari, che sicuramente giocheranno al culo nei nostri esterni, ma questo farà sì che ci saranno quindi delle praterie centrali che le nostre mezze ali dovranno andare a coprire. Il fatto di avere la difesa, la coppia centrale difensiva tra le più forti del mondo, che ti permette di giocare uno contro uno e quindi in certi momenti della partita andare ad impostare un pressing feroce ed efficace in avanti, e infine la presenza di un giocatore dinamico come Weston McKennie, che con i suoi movimenti senza palla ti può stressare la difesa avversaria, creando, permettendoti di costruire quindi questa zona centrale al limite dell'area, che deve essere riempita dai nostri giocatori più dotati tecnicamente. Ce ne sono di punti di forza. Secondo me la squadra di quest'anno è competitiva, sicuramente sappiamo quali sono i nostri problemi a centrocampo, speriamo veramente possa arrivare uno come Manuel Locatelli, perché secondo me darebbe una bella sterzata comunque al nostro centrocampo. Vediamo se Miralem Pjanic si chiuderà. Sapete, è un nome che non mi scalda il cuore, è un ritorno al passato, una di quelle minestrine riscaldate che non mi scaldano il cuore, ma è comunque un giocatore tecnico di cui la Juve ha fortemente bisogno, quindi non sarei entusiasta, ma non sarei nemmeno dispiaciuto ad avere un ulteriore giocatore tecnico davanti alla difesa. Vediamo ragazzi, la squadra è competitiva e, come ha detto Cherubini,
Basta pensare al giardino del vicino che sembra sempre più verde. Pensiamo quest'anno a valorizzare il patrimonio che la Juventus ha in casa, perché di roba su cui lavorare ce n'è, e ce n'è veramente, veramente tanta. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate di questa analisi. Ditemi anche se volete poi il video sui punti deboli, che lo preparo molto volentieri, lo andiamo ad analizzare insieme molto volentieri. Vi auguro un buon inizio di settimana e una buona giornata.